E diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, Alfredo Lopiero, autore e regista, nonché direttore artistico del Centro Studi Laboratorio d'Arte. E proprio di arte in tutte le sue forme parliamo quest'oggi, proprio perché è una scuola originale dove è possibile avere l'opportunità di imparare dal canto alla recitazione alla danza, quindi l'arte appunto in senso lato, proprio approda in Sicilia e in particolare a Catania. Esatto, io avendo pagato il prezzo salato di un allontanamento per la formazione professionale, perché faccio il regista, sono un attore, ho pensato, mi ero reso conto che Catania aveva una grande carenza, la possibilità a un enorme numero di artisti di potersi formare professionalmente. Allora abbiamo pensato io in collaborazione di mia sorella Alessandra Lopiero, un'altra ballerina, lei campionessa italiana di danze caraibiche, abbiamo pensato di portare qui questo centro che potesse essere ampio nella sua formazione. All'interno ci occuperemo di cinema, avremo docenti di fama nazionale, Adolfo Bartoli, un premio Oscar con De Santis per la fotografia, firmato gli effetti speciali in Pinocchio. Per quanto riguarda recitazione e dizione, Ennio Librelesso, Piero Leri, un corpo docente altamente qualificato. Serviva per Catania anche perché Catania ha una grande struttura quale lo stabile, ma non basta per sopperire la richiesta di questo bacino di artisti catanesi che bramano dalla voglia di esprimere, dire qualcosa. Quindi direi è importante sottolineare proprio l'importanza di dare corpo al dinamismo culturale di questi anni a Catania, che comunque non bisogna dimenticare. Completamente, Catania da un paio d'anni a questa parte finalmente comincia a svegliarsi e ci rendiamo conto pertanto dall'esigenza, dalla richiesta. Catania è diventato il punto di riferimento per moltissime produzioni cinematografiche, che ovviamente hanno la possibilità di prendere dal luogo solo esclusivamente attori e figuranti, perché non i tecnici, quindi nostra competenza e obiettivo è riuscire a preparare anche coloro che poi possibilmente avranno la possibilità di operare per queste produzioni cinematografiche. In breve, anche il musical Benvenuta Provvidenza rappresenta il legame con questa terra. Esatto, è stato l'ultimo prodotto del nostro centro studi laboratorio d'arte, uno spettacolo che ha debuttato l'anno scorso in Sicilia, 20.000 spettatori, grande successo, grande soddisfazione, un encomio da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, devo dire che uno spettacolo che merita, visto anche quest'anno sono i 60 anni del film La Terra Trema di Luchino Visconti, quindi un omaggio che facevamo proprio a lui. Bene, noi la ringraziamo grazie per essere stato grazie con noi e diamo adesso la pubblicità, ci vediamo subito dopo.